bene, se sono in piedi non c'è problema. Allora, buonasera a tutti, vi presento Martina Bonisoli. Niente, allora Martina ha cominciato con me, che faceva l'ultimo anno dell'asilo. Quindi ha fatto ultimo anno dell'asilo, 5 anni di scuola elementare, 3 anni delle scuole medie, e poi cosa ha deciso di fare? L'ho preparata per entrare al liceo musicale. Quindi in questo momento sta facendo il quarto anno del liceo musicale. Bravo. Queste scuole servono anche a questo. Le persone, io ho cominciato anch'io con una scuola in indirizzo bandistico, e ho cominciato a fare la professione del musicista a 17 anni, e adesso ancora con la musica riesco a pagare l'affitto, quindi siamo a posto. Si può, è una professione, ecco, può diventare anche una professione. Queste scuole possono servire anche queste. Allora, naturalmente con lei cosa è successo? Facendo il percorso classico là al liceo musicale, è venuta da me per fare un altro tipo di percorso, che tra virgolette quello jazzistico. Abbiamo incominciato molto con calma, perché anche il percorso jazz come quello classico ha bisogno di tempo per imparare il linguaggio, per imparare tante cose. Quindi stasera comunque abbiamo deciso di presentarvi tre cose, che adesso non le facciamo sentire tutte e tre, le facciamo sentire due. Facciamo tre standard jazz. Il primo che vi presentiamo è una ballad. Nel jazz la ballad sono pezzi lenti, quindi non addormentatevi, facciamo solo una volta, poi lo chiudiamo. È una ballad di Duke Ellington, e in questo momento lei farà solo l'esposizione del tema, ok? Nel jazz c'è l'improvvisazione, in questo pezzo farà solo l'esposizione del tema, quindi suonerà solo la melodia obbligata del tema di Duke Ellington, che io Duke Ellington comunque gli farei un applauso così proprio. Allora, vediamo un po'. Perché ho la base, ma parte un po' strana questa base. Quindi... Se la becco... Allora, vediamo un po'. Sento un attimo se il volume va bene, per non dare fastidio. Alzo un po', perfetto. Siamo pronti? Ah, il pezzo si intitola In Assentimento al Mondo. Non l'avevo detto. 1, 2.
un attimo il volume. Parlo di Herbie Hancock, è un pianista. E, ecco, in questo brano qua incominciamo a fare i primi approcci all'improvvisazione. Adesso noi non faremo tutto il brano, farò un giro io di improvvisazione e poi ci sarà lei. Sono i primi approcci, perché lo studio dell'improvvisazione, anche lo studio dell'improvvisazione, è uno studio abbastanza complicato. Quindi lei ha cominciato quest'anno, è ancora, diciamo, nel primo mood, no? Chiamiamolo così. La sentimental mood. Ecco, l'improvvisazione è uno studio, perché io ho visto un film una volta, no, che si chiama Il pianista sull'oceano, no? Che c'era un trombettista che suonava, a un certo punto gli ha detto: ma cos'è il jazz? No? E uno gli ha detto: quando tu non capisci cosa suonano, no? E quello è il jazz, no? Quando uno capisce. Effettivamente non è proprio così, perché c'è una disciplina sull'improvvisazione molto molto rigida, diciamo così, quindi c'è insomma jazz. E quindi noi adesso vi presentiamo un brano di Herbie Hancock, si chiama Watermelon Man, è un blues. E vediamo un po' cosa succede. Quindi quasi il problema. Quasi il problema. Ci facciamo, faremo l'esposizione del tema, quindi l'obbligato due volte. Poi farò un giro di improvvisazione io, che sarebbe un chorus completo, due giri lei, poi dopo basta, andiamo a casa. Bene. Dopo ne farò un altro. Bella. 1, 2, 3, 4 Brava!